brutto muso che aveva, hai visto? Che? Ponchio. Che brutto, un brutto atteggiamento. Ridillo. Ridillo. Ponchio. Ok, vedi? Così mi piaci. Siamo a un metro? Sì. Io stacco perché sono in grossi problemi respiratori. Oltretutto sono smascellato in quanto ho tolto un dente dal giudizio. Perché sei di buon umore. Ecco perché sono così deturpato. Sei di buon umore, tra l'altro. Buonissimo umore a prescindere, perché stare arrabbiate non mi piace proprio. Mamma mia. Allora, quindi, bombardone familiare. Macchinone familiare. Claudio di Milano. Devi salutare Lara. Aspetta, scusa. Esatto, aspetta. Foglio, quadrini, Pask. Salutiamo caldamente Lara, benvenuta al mondo, che è il frutto dell'amore fra Luca e Marta. Giralo, guarda. Me lo sono segnato perché sennò mi dimenticavo. Ok. Grande Lara. Luca, nostro cliente, carissimo cliente, che mentre era qui a farla, una Jaguar, cliente di una Jaguar, mentre era qui a farla, era in apprensione perché doveva rientrare a tuono qualora Lara, Marta, a Marta sfornasse anzitempo Carina. L'ottima bello, Lara. Bello. Quindi complimenti, augurissimi a tutti e un grande saluto Fantastico. A loro. Allora, macchinone. Tornando al buon Claudio di Milano, che là apprensivamente ci segue. Mascherinato come tutti. Esatto. Buongiorno. Giustamente mascherinato, è vicino, ma è un congiunto, quindi non gli si può dire niente. Ha preso questa BMW, questa splendida BMW, la M550 diesel, quindi la massima evoluzione, almeno sulla carta, del 3000 biturbo della BMW. In realtà non è un biturbo, perché qui è stato trasformato da BMW in triturbo. Quindi abbiamo due bei turboni più uno di compensazione in mezzo ai due, e sulla carta è una macchina potenzialmente devastante, in quanto viene data per la bellezza di 381 cavalli, ma soprattutto 740 Nm di coppia di serie. Strappa asfalto. E qui arriva il problema. Claudio precedentemente aveva il 535D, il buon vecchio biturbo, quindi quello che era montato inizialmente sul 335D, che mai più fu rimpianto quel motore lì, perché era incredibile l'abbinamento del vecchio 286 cavalli, che dopo è stato un po' aumentato di potenza ma quasi chiuso di prestazioni dalle norme antinquinamento con le varie versioni 306, 313, 326. E lui mi lamenta: sì, io ho preso questa pensando di fare un salto enorme in avanti a livello prestazionale, invece. Allora, noi l'abbiamo rullata la macchina già prima, che questa non è una centralina così veloce da fare, quindi ci siamo portati avanti e l'abbiamo rullata. Di serie la macchina rullata, se vuoi inquadrare la prova potenza, Pask, ha fatto un più che ragguardevole 371 cavalli e la bellezza di 717 Nm di coppia. Oggi fa caldo, quindi ci sta che sia leggermente sotto, quindi 10 cavalli sotto il dichiarato e 20 Nm di coppia. Detto questo, quello che lamenta appunto Claudio è che la vecchia 535 era più zenzosa, più cattiva, più arrabbiata. Probabilmente i numeri non dicono questo, perché è una macchina che probabilmente è talmente piena già in basso, talmente piena in alto, perché come potete vedere tira la bellezza di 5500 giri, quasi un diesel, probabilmente è talmente veloce da tutti i punti di vista, si è degnato di darci della sua presenza. Pasqua, è arrivato il figo, è arrivato. Il ponchio, a differenza tua, Frank, io stavo lavorando. Aspetta Pasqua. È andato al parrucchiere. Eccolo, vai dal parrucchiere, Pasqua, vai dal parrucchiere, dai. Siete a un metro? No. Anche siamo lì che balla, Ok? Sì. Tu ponchio? Un metro. Togli le palle, no? Almeno 20 centimetri ancora, via. Bravo. Bravi, ok. Tuo Pasqua, sei il numero uno, sei un figo della Madonna. Sgonfia. E quindi? Sembra sgonfia, ma in realtà non è sgonfia. Non è un finto sgonfio, in realtà è una macchina che tira talmente forte dall'inizio alla fine che poi i cavalli lo dimostrano. Però onestamente è denominatore comune, perché chi è passato a questa macchina arriva o dal quel motore lì che poi fosse montato, dal vecchio 35 o 40D che poi fosse montato su serie 6, X6, serie 3, serie 4, cambia poco, dove era veramente rabbioso, sulla carta molto inferiore ma rabbioso, che poi magari era un attimino più piatto in determinate situazioni e il cambio di passo ti dava la sensazione di essere più cattivo. Quindi ecco, Claudio vorrebbe ritrovare quella sensazione, sensazione di cambio di passo, di cattiveria, di rabbia,
che aveva sulla sua vecchia versione. E poi di carne a fuoco ce n'è veramente tanta, quindi possiamo tranquillamente ambire a un bel risultato. Perché comunque il calcio ce l'ha già dall'inizio. Il calcio ce l'ha, anche perché attenzione, il picco di copia l'abbiamo già a 2500 giri, però non è che a 1800 non ne abbia, perché a 1800 abbiamo già la bellezza di 580-600 Nm, quindi la differenza è veramente tanta, la macchina ha quello che propone, ecco la sensazione che è, anche perché poi tempi alla mano di strada ne fa quella macchina qui, però è anche vero che tutti, proprio tutte la cliente che fate, ne ho fatte parecchie di queste, hanno sempre lamentato la stessa identica cosa. Va bene. Quindi vediamo di ridargli, fra virgolette, passami il termine, quell'ignoranza, quella stupidità di erogazione che la faccia sentire veramente arrabbiata come un motore di questo genere si può permettere. E quindi devi solo scrivere? No, abbiamo già scritto perché questa centralina l'abbiamo fatta al banco. L'abbiamo già scritta, l'abbiamo già... Adesso quindi... ci cacci via così proprio. No, no, calma, poi c'è tutte le riflessioni al caso da fare, bisogna parlare del ponchio, della sua situazione, bisogna sempre tirare fuori il discorso del 48 che non è ancora uscito, il perché, no, cioè, abbiamo del 48. Tempo da perdere. Abbiamo del tempo da perdere. Allora, la situazione è molto lunga. Va bene. Quindi adesso passiamo però alla rullata della Super Bestia. Sono curioso. Togliela. Allora, Super Pasch, sei attento? Frank, sei sul pezzo? Sono quasi svenuto quando ho visto i numeri. Ok, allora, prima e dopo, dai 371 cavalli che avevamo detto prima, siamo andati a 463, da 716 Nm di coppia, che non erano proprio patatine fitte, siamo andati a 836, la potenza alla ruota dai 322 ai 410, dissipata un cavallo di differenza, quindi la medesima erogation. Diciamo che quando noi ci arriva quella cannonata qui di copia, secondo me l'ignoranza l'abbiamo ristabilita e anche alla grande. Ruota, ruota, motore, motore, copia, copia. Copia non si eccede chiaramente a dargliene troppo in basso, perché comunque non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando della bellezza di 800 Nm di coppia, che vanno tutte sul cambio, quindi diciamo il dosarla in maniera intelligente diventa a dir poco fondamentale. Oltretutto quella macchina qui, dieselone, avevamo già fatto la prova sull'8,40, è una macchina che è autolimitata di velocità massima. E vogliamo fare il test quanto fa adesso? Secondo me sì. Io purtroppo sul rullo a 300 km orari devo mollare. Vediamo se ha la forza di raggiungerli. Cioè, raggiunge i 300? Io mi piacerebbe vederlo, vediamo se ci riesce. Tanto da fermo non rischiamo le multe, siamo tutti test da fermi. Proviamo. Dai, dai, vai. Allora, Pasqua, questo è quello che mi deve inquadrare. Ricordiamoci che mentre si fa un test, un dyno di prova potenza della vettura, si sincronizza chiaramente il rapporto al cambio. In questo caso la marcia diretta è la quinta, quindi chiaramente quando vado a fare invece il test di velocità di punta non si bisogna più guardare i giri, perché non si fa in quinta, quindi è sfasata. Cioè, non che se qua vedete prendere 10.000 giri, in realtà non li sta prendendo la macchina. È un test fine a se stesso di pura solo velocità. Velocità. Vediamo come va su e quanto va su.
direi che porca vacca il numero 3 davanti fa abbastanza impressione, poi per questione anche di pura sicurezza sul rullo non si può andare oltre questa velocità, cioè il buon senso, il rullo lo terrebbe, il buon senso dice di non andare oltre, però calcolate che quando ho rullato questa macchina, poi per strada ci sono variabili, quale il freno dell'aria eccetera, c'erano ancora quasi 800 giri da prendere, quindi è tutto auspicabile che quella macchina qua, è del tutto auspicabile, possa raggiungere veramente velocità da supercar, quindi anche se avessi in mano una supercar non vorrei, fra virgolette, avere al sedere questa BMW in questa tranquilla familiare, veramente, quindi pazzesco. Motore, vabbè, sfido chiunque a capire che un diesel da tanto che silenzioso, complimenti a BMW per quello che hanno fatto con quella macchina qua, l'ignoranza c'è. A Claudio gliel'abbiamo ridata, ma tu... Tra l'altro Claudio mi diceva che anche senza patente, viene da chiedersi il perché, ma io non lo voglio sapere, non mi interessa, non mi interessa. Però tu da tecnico ed esperto, Claudio vuoi dirlo? Anche di no, anche secondo me anche guardalo, no. Guardalo, anche no. Guarda la faccia del colpevole. È comunque una cosa che serve su questo tipo di... come l'hai provata all'inizio? Sì. C'è veramente un abisso? Cambia sì, completamente. È il giorno e la notte. Okay. È il giorno e la notte. È anche detto che per il discorso della velocità di punta da noi interessa veramente poco. Però... se si è su un'autobahn tedesca, dove capita spesso e volentieri di avere dei tratti dove si può correre, questa è una macchina che i 250 li raggiunge almeno un paio di marce prima di quelle che sono tutte le marce della macchina. Okay. Quindi per farvi capire il potenziale della macchina. Abbiamo capito. Quindi da quel punto di vista averla libera può essere quel vantaggio. Da noi non si può correre, non corretta assolutamente, perché bisogna andare a 130 all'ora belli tranquilli, però al di là di quello veramente il potenziale di un diesel del genere non può che lasciare di stucco, perché piaccia, non piaccia, inquina, non inquina, meglio il benzina nel sound, tutto vero, però certo per avere la meglio, parlo di prestazione pura, su un diesel di questo di questa steppa ci vuole un benzinone di proprio di quelli veri veri verissimi. Infatti in autostrada penso che qualche sfidetta l'avrete vista tra missili di quel genere qua. Va bene, perfetto. Togliti pure adesso la nocciolina che hai in bocca. Ok. Ciao Ponchio, grazie. Ma sono comunque bellino? O si vede tanto? Si vede tanto, no, Pasqua. Mi sono ingrassato, Pasqua, infatti che è dimagrito e quelli grassi non li vuoi più vedere. Per cui aspetta, ferma. Cosa fai? No, Lara? Lara ha 18 anni immediatamente, 18 anni un giorno. Qua. No, aspetta, 19, perché prima c'è l'incolo dei neopatentati. Qua ma pare la macchina, sia esatto. Chiaro. Grande. Ciao. Ciao Marino, ciao. Ciao, ciao, Frank. Ciao, ciao. I'm on.